Questo programma vi è offerto da Ermacora, Friuli, Colli Orientali. Benvenuti al campanile della domenica, era una bella giornata di sole, siamo a Remanzacco nel piazzale della caserma Lesa per raccontarvi di un'iniziativa davvero molto bella, molto affascinante e poi insomma la scopriremo nel corso della diretta con anche immagini che abbiamo realizzato nel corso della settimana, in particolare nella giornata di venerdì, perché 45 studenti hanno passato la notte nel campo militare che è stato allestito proprio qui sotto le stelle con le stellette. Questo è il titolo dell'iniziativa. L'amministrazione comunale in primis, il sindaco Daniela Briz, ha creduto fortemente in questa iniziativa per avvicinare sempre più il territorio anche al mondo militare. Esatto, bene, buongiorno a tutti e con grande piacere che ospitiamo la trasmissione campanile della domenica a Remanzacco in un contesto particolare all'interno della nostra caserma Severino Lesa. Caserma Severino Lesa che mi piace chiamare nostra perché dal 76, no, che insiste questi edifici su questo nostro territorio comunale. Abbiamo un numero elevatissimo di militari, circa 1000, per cui ci sembrava molto bello raccogliere richieste dal territorio e le richieste anche dei nostri comandanti di trovare un progetto, un'iniziativa che potesse aprire la caserma alla componente civile e far vedere cosa si fa all'interno di una caserma. Allora abbiamo, come si vede dal programma, abbiamo queste belle mostre statiche, abbiamo l'allestimento di un campo, cucine da campo eccetera, ma secondo me, come ha già anticipato lei, la cosa più bella è stato questo campo sotto le stelle con le stellette, di cui più tardi vedremo anche le immagini. Quindi i nostri ragazzi delle scuole medie hanno provato cosa vuol dire essere militari per un giorno. È stato, io vi confesso, è stato emozionante vedere il giuramento di questi ragazzini. Durante il giuramento, quello che abbiamo avvertito noi come amministratori, i genitori presenti, il pubblico presente, è un ritrovato senso delle istituzioni, soprattutto del valore della patria. Quindi questi ragazzi hanno giurato sulla Repubblica, sulla nostra bellissima Costituzione, per cui veramente sarà un'esperienza unica per loro. Per questi ragazzi che hanno già fatto il campo, noi speriamo di ripresentarli, fare anche l'edizione 2019, lo potremo fare solo se possiamo ancora contare sul supporto, sulla collaborazione dei nostri comandanti. Da più parti, da parte dei genitori, dei parenti, dei ragazzi stessi, ci hanno detto vogliamo l'edizione 2019, quindi una bella iniziativa dove apriamo le porte, perché tante volte passiamo davanti alla nostra caserma e cerchiamo di sbirciare, ma no, però non ce la facciamo, per cui bella l'iniziativa, è bello il fatto che c'è questa collaborazione fra l'amministrazione comunale e i nostri comandanti, e devo dire è una collaborazione molto proficua, perché non avremo solo caserme aperte oggi in occasione della festa della Repubblica, però avremo tante altre iniziative assieme a loro, dal teatro allo sport al cinema all'aperto. Lo faremo all'interno di questa caserma, perché i nostri cittadini devono conoscere cosa c'è sul territorio, perché grazie alla caserma Severino Lesa di Remanzacco, Remanzacco nel corso degli anni è cresciuta. Ecco, quindi siamo passati dai 3.500 abitanti che avevamo ai 6.000, ai 6.184, tu sai Alex che io sono sempre precisa nei numeri, e di adesso lo dobbiamo tanto, questo sviluppo importante dal punto di vista economico, sociale del paese, lo dobbiamo anche alla caserma Severino Lesa. Quindi non solo in occasione della festa della Repubblica la caserma aperta, ma grazie a queste iniziative sì, la caserma sarà aperta anche per il cinema all'aperto, insomma davvero un'apertura al territorio. Esatto, apertura al territorio, quello che vuole l'amministrazione comunale e quello che vogliono i nostri due comandanti, il colonnello Tassi e il colonnello Tomassetti, che io ringrazio nuovamente per questa splendida opportunità che abbiamo offerto, un'opportunità unica per i nostri ragazzi. Dopo li vedremo ancora, perché sono ritornati sì, di nuovo a far visita, sono ancora con la maglietta che è stata confezionata per loro.
loro con il berrettino, per cui veramente hanno nuovamente ringraziato. Ieri al momento del congedo proprio c'è stata un'ovazione nei confronti appunto anche del nostro comandante, che ha voluto ringraziare, i ragazzi hanno voluto ringraziare il comandante, ma anche gli istruttori che li hanno seguiti in questo giorno all'interno della caserma. Quindi venite anche questo pomeriggio alla caserma, perché ce n'è davvero per tutti i gusti. Io ringrazio il sindaco Daniela Britz, faccio complimenti perché è sempre molto attiva, operativa in tutto, e davvero complimenti perché si vede poi la passione che dimostra ogni volta, davvero. Va bene, sì, sì, faccio, ci credo in quello che faccio, per cui cerco di portare sul mio territorio, offrire ai miei cittadini tante opportunità, perché i ragazzi hanno bisogno di crescere e spetta a noi il mondo degli adulti, spetta le istituzioni, spetta l'amministrazione comunale offrire dei progetti qualificanti come è stato questo. Quindi festeggiare la festa della Repubblica all'interno della caserma, facendo capire qual è il senso della patria, della Repubblica, penso sia il proprio l'obiettivo. Abbiamo centrato l'obiettivo per i nostri giovani. L'abbiamo fatto all'interno della caserma. Ricordo che i gruppi alpini, il gruppo, la sezione di Ziracco, ha fatto un altro interessante torneo proprio il 2 giugno all'interno del polisportivo comunale, dove c'è stato l'alzabandiera d'Italia all'inizio, con i bimbi calciatori più piccoli, piccoli calci e pulcini, sì. Ecco, hanno fatto un mini torneo dove si parlava ancora di rispetto e di valori. Ecco, dobbiamo veramente riscoprire i valori che stanno a capo della nostra comunità, della nostra patria. Senza dimenticare tutte le associazioni che partecipano, sì, a questa, esatto, iniziativa, la forza del volontariato, lo, sì, diciamo, sì, sempre, sì, in ogni diretta. Come sempre dico, il volontariato è il valore aggiunto per ogni comunità. Oggi abbiamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi, l'Associazione Genitori, i gruppi ANA di Remanzacco e la nostra Proloco e l'Istituto Comprensivo Tina Modotti. Ecco. Bene. Adesso andiamo a conoscere meglio il territorio di Remanzacco nella scheda di presentazione, come facciamo sempre in apertura di campanile, e poi andremo a parlare con i comandanti. Quindi vediamo la scheda, poi naturalmente il sindaco rimane con noi. L'eponimo Remanzacco ha una derivazione celtica e fa supporre che in epoca antica la zona possa essere stata abitata da popolazioni appartenenti a tale gruppo etnico. Le prime notizie documentate della località risalgono all'anno 1000. Antichi scritti testimoniano che nel 1321 Remanzacco si rese celebre per una controversia esistente tra il comune e alcuni signori del luogo, protrattasi per una ventina d'anni. Nel 1509 la località fu teatro degli scontri tra le truppe austriache e l'esercito del provveditore generale veneto. La battaglia terminò con la sconfitta dei Veneti e lasciò un segno indelebile nella storia del paese. Alcune attuali frazioni del comune furono annesse a Remanzacco nel 1881 in seguito alla divisione del dipartimento di Passariano imposta da Napoleone, mentre Cerneglons entrò a far parte del territorio comunale solamente nel 1818. Remanzacco fu annesso al Regno Italico nel 1866. Ad Orzano, frazione di Remanzacco, si può visitare il Museo Gino Tonutti, che presenta quattro interessanti sezioni. Quella dedicata all'archeologia industriale raccoglie macchinari, utensili, attrezzature tuttora funzionanti. Il reparto delle macchine agricole presenta gli strumenti del lavoro rurale e le macchine che hanno caratterizzato la meccanizzazione agricola degli anni 30 e 40 del secolo scorso. Ampio spazio, infine, è dedicato alle automobili d'epoca e speciali e alle moto, quest'ultime presenti con circa 50 cimeli, italiani e stranieri, datate a partire dagli anni 20 del Novecento.
diretta dalla caserma Lesa, dal piazzale, ci ha raggiunto il colonnello Alessandro Tassi, comandante del reggimento logistico Pozzolo del Friuli. Innanzitutto grazie per darci l'occasione di far vedere ai nostri telespettatori questa bella, bella iniziativa. Eravamo già venerdì presenti, poi faremo vedere appunto che cosa avete organizzato e questi ragazzini che hanno raggiunto questo campo militare con la grande soddisfazione poi di tutti, anche dei genitori. Certo, io ringrazio innanzitutto voi per l'attenzione che ci avete dedicato in questi giorni. In effetti è stata una manifestazione che innanzitutto ha sorpreso noi, perché è nata da un colloquio con uno dei genitori, il signor Ceccotti, che ci ha semplicemente accennato al piacere che avrebbe avuto lui come genitore di mandare il figlio a trascorrere una giornata qui con noi. Però insieme al sindaco e alla giunta comunale abbiamo ragionato sulla possibilità di poter fare una manifestazione del genere e siamo riusciti ad organizzarla. Devo dire che io sono rimasto molto sorpreso dall'intensità con cui i ragazzi hanno vissuto questa giornata. Al termine del primo giorno loro hanno fatto il giuramento, hanno fatto, e c'era veramente un'emozione tangibile. Io quando gli ho stretto la mano erano sudati, mi hanno riportato veramente indietro a 30 anni quando ho giurato. E è stato, devo dire, un momento anche per me commovente, è stato bellissimo. E poi è successo anche del numero dei visitatori. Ricordiamo che c'è ancora la possibilità nel pomeriggio fino a sera di venire qui alla caserma e appunto vedere le mostre statiche, vedere non solo, perché poi c'è anche un museo, mi hanno detto che hanno allestito, quindi poi ne parleremo nel corso della diretta. Insomma, ci sono diverse opportunità. Dunque, fino a questa mattina ci sono stati circa 4.500 visitatori, è un numero importante che testimonia anche l'affetto e l'interesse che c'è da parte della cittadinanza per questo reparto, ma soprattutto per la Forza Armata in generale. Anche oggi saremo aperti fino alle 20 circa con una serie di eventi, di attività, concluderemo con un concerto, un ragazzo della nostra caserma che suonerà al termine della giornata, ma comunque i visitatori possono vedere sia i mezzi storici che abbiamo schierati qui sul piazzale, ma soprattutto possono fare un giro sul mezzo storico per la caserma. Poi, come è scritto sul nostro striscione pubblicitario, ai bambini più buoni un giro in carro armato, questo è importante, importante. Questo sicuramente crea interesse, ma qual è stata la risposta dei più piccoli? Cioè, ci sono state delle richieste, ci sono state delle curiosità, vi hanno chiesto qualcosa in particolare, oppure insomma hanno vissuto stando proprio alle vostre indicazioni? No, dunque, per quanto riguarda i ragazzi che hanno dormito con noi la notte di venerdì su sabato, certamente in parte sono rimasti, hanno seguito le nostre indicazioni, però c'è stato un interesse notevole, perché molti mi hanno chiesto come potevano poi arruolarsi. E allora io ho spiegato un pochino qual era l'iter che potevano seguire. Quindi in effetti c'è un interesse per la Forza Armata. Certamente queste attività, oltre ad incuriosire chiaramente i più piccoli, però in qualche modo generano una sorta di affezione nei confronti di chi ha l'uniforme, che è quello che poi noi cerchiamo con queste manifestazioni, cioè far capire che le Forze Armate sono al servizio della cittadinanza, della popolazione, e che purtroppo dobbiamo tenere un muro di cinta per motivi di sicurezza, ma al di là del muro ci sono delle persone normali che sono al loro servizio. Quindi insomma avete creato interesse da parte dei più piccoli, e questo è importante, la vicinanza anche del territorio, perché volete aprirvi al territorio delle Manzacco. Cioè, le attività che noi facciamo sono tutte attività di apertura. Oltre al mio reggimento, anche altri reggimenti della brigata hanno intrapreso un'attività molto interessante di alternanza scuola-lavoro con gli istituti di Udine, il Malignani, il Marinoni. Stiamo cercando anche di avere una collaborazione con l'istituto alberghiero, quindi cerchiamo di coinvolgere anche i più grandi nelle nostre attività, perché comunque anche i ragazzi hanno delle professionalità che possono esserci utile nello svolgimento della nostra quotidianità. Grazie comandante. Venerdì eravamo presenti qui ed è arrivata anche in visita l'assessore regionale Barbara Zilli, la grande soddisfazione per questa iniziativa. L'abbiamo ascoltata, quindi l'abbiamo intervistata, quindi ascoltiamola insieme e prendiamo pubblicità. Assessore Zilli, una bella iniziativa qui a Ramanzacco, alla caserma Lesa, l'importanza del territorio per valorizzare appunto il territorio, ma soprattutto anche i bambini che arrivano qui e si sentono un po' dei militari.
Sì, è un'esperienza affascinante che ha saputo unire le progettualità e le capacità professionali della squadra comandata dal comandante Tassi con l'amministrazione comunale, che aveva voglia di rendere partecipe la comunità di Remanzacco con la vita della caserma. Ne è nato un progetto davvero bellissimo da esportare, perché è importante che i nostri cittadini e soprattutto le giovani generazioni riescano a conoscere quello che è il mondo militare, a valorizzare i contenuti della vita militare e, perché no, anche ad affascinarsene. Parlavo di territorio perché ci sono tante associazioni del territorio coinvolte in questo progetto ed è la forza del volontariato alla fine che fa viva una comunità. Sì, un'unione di intenti importantissima. Sì, è un'emozione davvero essere qui oggi, perché riusciamo a capire come fare rete con il volontariato, con le scuole, con le tante attività che inanellano i nostri paesi, significa potenziare le nostre comunità e dare nuovi sbocchi, nuove occasioni di incontro e di crescita personale e perché no, scolastica professionale. Di nuovo assieme in diretta il campanile della domenica da Remanzacco, dal piazzale della caserma Alesa, in occasione di questa bella iniziativa legata alle celebrazioni del 2 giugno. Qui con me c'è il colonnello Romeo Tomasetti, comandante del terzo reggimento artiglieria da montagna. Allora, un successo questa iniziativa, la prima edizione, e viste le premesse ci auguriamo che del prossimo anno ritorneremo qui in diretta nuovamente. Beh, sì, è un successo, sicuramente un successo che è stato possibile grazie alle istituzioni locali, grazie alla sinergia che si è creata con la cittadinanza di Remanzacco, grazie al fatto che qui siamo, in realtà ci sentiamo a casa e che viviamo la casa tutti insieme, cercando di fare sistema, come nel piccolo, come nelle cose più importanti. Infatti siete qui voi da un anno e mezzo e siete una risorsa importante per il territorio. Sì, il terzo reggimento si è trasferito qui nel 2016, ma da subito ci siamo inseriti nel territorio, abbiamo cercato di fare quello che sappiamo fare, cioè sinergia, cioè sistema. Noi siamo alpini e gli alpini qui sono di casa in tutto il Friuli, quindi di fatto siamo stati accolti molto bene dalla popolazione, noi stessi ci siamo aperti alla cittadinanza, è stato veramente un abbraccio da parte nostra verso di loro e da parte loro verso di noi. È vero, sì, noi rappresentiamo anche, diciamo, una risorsa, perché ovviamente con le nostre capacità, che possono essere diciamo versatili, così versatili da essere impiegate sia per in ambito protezione civile, sia diciamo in contesti di sicurezza nazionale o internazionale, ovviamente rappresentiamo una risorsa importante e che è stata valorizzata anche dalle istituzioni locali. Il reggimento è una bandiera, la più decorata tra quelle dei reggimenti di artiglieria italiana, ha partecipato alla campagna di Russia, ha partecipato alla campagna in Grecia, 2 medaglie d'oro, è un reggimento che è storia e per questo anche la gente ci vuole bene, è la storia anche del Friuli. E vi vuole bene, dimostrazione anche del fatto che arrivano qui in tanti anche nella giornata di oggi per farvi visita, e quindi questo è l'abbraccio del territorio e di chi vi vuole bene. È il nostro nei loro confronti, ovviamente, è il nostro nei loro confronti. Qui vicino a me c'è anche il capitano Luca Angelone del terzo reggimento artiglieria da montagna, ieri a Roma per la rivista, insomma è andata bene?
Sì, è andata molto bene, è stata sicuramente un'emozione, perché abbiamo partecipato con una batteria, la 13ª batteria Obici, con alla testa la bandiera del reggimento, la più decorata di tutti i reggimenti d'artiglieria dell'esercito italiano, alla presenza delle massime cariche dello Stato e anche alla presenza di una folla che si è assiepata molto numerosa nei fori imperiali e anche nell'area adiacenti come Piazzale Venezia oppure vicino al Circo Massimo. È stata un'esperienza che sicuramente è stata molto toccante per me e anche per tutti gli altri che hanno partecipato, sia del reggimento ma anche delle altre forze armate, forze di polizia e anche delle forze istituzionali del soccorso e del volontariato italiane. Eravamo 4.996 persone che abbiamo condiviso quindi questa esperienza bellissima come membri di un sistema paese che è sempre a disposizione di tutto il popolo e di tutta la popolazione per qualsiasi evenienza. Noi ci siamo sempre anche in soccorso di calamità naturali e per qualsiasi altra evenienza cui i nostri vertici istituzionali e le popolazioni cercano di chiamarci. E noi vi ringraziamo per tutto ciò che fate, naturalmente, vi ringraziamo anche dell'opportunità che oggi ci date per ricordare, insomma, tutto ciò che fate nella vita, ma soprattutto per far capire anche com'è la storia, no? Del vari reggimenti che troviamo qui a Remanzacco. Ma parliamo anche del ruolo della donna nelle forze armate e la sua evoluzione negli anni. Abbiamo intervistato Sara Coppi, caporal maggiore, proprio in settimana. Ascoltiamola insieme. Siamo in compagnia di Sara Coppi, primo caporal maggiore del terzo reggimento artiglieria terrestre da montagna. Con lei affrontiamo l'argomento dedicato alla donna, al ruolo della donna nelle forze armate. E lei come si è avvicinata alle forze armate? L'amore per le forze armate mi è stato trasmesso da mio padre, in quanto lui è stato bersagliere negli anni 70 fino al 76. E quindi, raggiunta l'età giusta, ho deciso di partire e arruolarmi. La sua attività principalmente? Io sono radiofonista e quindi lavoro con le radio di vecchia e nuova generazione. E come si sta trovando? Da quanti anni è qui? Sono 10 anni, 10 anni, sì. Mi sto trovando molto bene, sì, sono contenta e ci si appassiona conoscendo il lavoro giorno dopo giorno. E quindi secondo lei alla fine il ruolo della donna all'interno delle forze armate è un valore aggiunto? Esatto. Sicuramente diamo quella marcia in più e ci siamo avvicinate, diciamo, in punta di piedi nel 2000 e ormai rivestiamo tutte le cariche, dall'ultimo grado, insomma, dal più basso al più alto. Quarto? Sì. Ok. Qui con me c'è il caporal maggiore Cristina Bentivegna del reggimento Genova 4 Cavalleria Palmanova. Esatto. Dico bene? Esatto, dice bene. Allora, tu hai un ruolo operativo. Sì, ho l'orgoglio di far parte di questo reggimento che tra l'altro è il più anziano di cavalleria, inquadrato nella Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli. Il nostro ruolo è un ruolo molto importante, sia perché svolgiamo le stesse mansioni degli uomini,
ci addestriamo nello stesso modo, facciamo parte anche noi di equipaggi blindopesanti, come può vedere dal mezzo qua dietro. Abbiamo anche l'onore di rivestire incarichi appunto importanti, ad esempio c'è chi fa il cannoniere, io personalmente sono pilota. È un lavoro sicuramente molto gratificante, soprattutto per una donna. E io ti faccio i complimenti anche per come lo dici, perché si vede che trasmetti la passione per ciò che fai. Come ti sei avvicinata a questo mondo? Mi sono avvicinata subito dopo la maturità, mi sono informata su come si svolgessero le attività, su cosa spingesse gli altri ad avvicinarsi a questo mondo, e sono gli elevatissimi valori morali, la voglia di essere sempre presenti per la popolazione, di, in questo caso nelle donne, di interfacciarsi nel miglior modo con donne, con bambini, ritengo sia anch'esso una cosa molto gratificante, insomma. Io ti faccio i complimenti, buon lavoro, buona giornata, noi andiamo in pubblicità e poi ritorneremo insieme in diretta perché dobbiamo farvi vedere ancora tante tante cose dalla caserma Lesa di Remanzacco, a tra poco, buona giornata. Grazie mille, buongiorno. Di nuovo siamo in diretta da Remanzacco all'interno della caserma Lesa, ma naturalmente noi apriamo al territorio le diverse iniziative che si sono tenute qui a Remanzacco, una in particolare, Bim Bim Bici, che da poco si è conclusa. Ivan Zuliani fa parte dell'organizzazione promossa dal parco commerciale di Remanzacco, Parco 54, ed è stata una bella iniziativa. Oltre che coinvolgere tutti questi bambini del territorio, avete anche lanciato una bella iniziativa, ovvero una simulazione di un incidente, e noi abbiamo anche le immagini, quindi tra poco le faremo vedere, ma insomma è stata una bella iniziativa perché naturalmente tutti i bambini hanno aderito, cioè tanti bambini hanno aderito, però poi sono stati interessati da questa simulazione ed è stata importante. Esattamente, perché proprio la manifestazione Bim Bim Bici aveva un suo percorso, o meglio aveva una sua favola, che erano i supereroi della bicicletta, e abbiamo voluto un attimino agganciare i supereroi che oggigiorno, tutti i giorni, sono presenti sulle nostre strade, e che sono appunto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, la Croce Rossa Italiana, i sanitari, e per cui tutta un'organizzazione, e abbiamo voluto un po' accentrare e far toccare con mano alle famiglie, ma soprattutto ai bambini, spiegando loro che nel momento un attimino del bisogno o dell'accaduto, di qualsiasi incidente, sono momentaneamente loro gli occhi dei vari soccorritori, e poi si riesce proprio tutti insieme poi a portare al fine. Ecco, vediamo le immagini che sono state realizzate da un genitore che era lì presente nel corso appunto della simulazione. I bambini erano molto affascinati, tra virgolette preoccupati, perché insomma era una simulazione, però insomma ha fatto effetto. Esattamente, si sono viste molte facce, chi preoccupate, chi invece appunto era contento di sentire una sirena e di vedere ad esempio un grande camion dei Vigili del Fuoco. È stata una cosa veramente bella, proprio per sensibilizzare il fatto che ci sono delle persone che ti possono aiutare in qualsiasi momento. Ed è questo, è importante, in una giornata come questa dove noi stiamo presentando i diversi reggimenti, le forze armate presenti qua, anche parlare di sicurezza nel territorio grazie alle diverse associazioni anche che intervengono, e voi insomma volete fare rete, volete fare sinergia. Sicuramente, adesso si vorrà ancora di più appunto sempre in concomitanza con il comune entrare nelle scuole, e già loro lo fanno, ma cercare di creare proprio una sinergia anche per, non so, ad esempio adesso c'è il nuovo numero unico che è il 112, per cui iniziare, ci sono varie modalità che forse non tutti lo sanno, come anche interagire e fare una telefonata, e per cui l'obiettivo appunto è entrare nelle scuole, entrare nel paese, e nel paese appunto stare proprio con i bambini e le famiglie. Io ringrazio Ivan Zuliani. Dai bimbi di Bim Bim Bici passiamo ai 45 studenti che hanno passato la notte nel campo militare qui sotto le stelle con le stellette venerdì sera, eravamo qui presenti venerdì proprio al loro arrivo, quindi andiamo a vedere la presentazione del campo militare. Sì.
Siamo in compagnia del tenente Christian Mari, che è il responsabile dell'allestimento del campo, e siamo proprio qui per raccontarci un po' come è strutturato e come, quanto ci avete lavorato per realizzarlo. Abbiamo lavorato circa una settimana per realizzare questo campo, che accoglierà questi ragazzi nella notte tra il 1 e il 2 giugno. E abbiamo creato delle piccole aree che simulano al 100% quelle che sono le aree create in un accampamento militare, dal refettorio, dalla mensa dove i ragazzi effettueranno il pranzo e la cena, all'area dormitorio dove sulle brandine, come fanno i militari, dormiranno per una notte. Poi ci sono i bagni, abbiamo creato l'area bagni, l'area lavabi, l'infermeria per fare l'incorporamento. Insomma, simuleremo la vera e propria vita militare in un giorno tramite lo sforzo che stiamo facendo con i militari del reggimento logistico Pozzolo del Friuli e del terzo reggimento artiglieria terrestre. Realmente utilizzate da voi? Assolutamente sì, sono strutture che noi utilizziamo all'estero, anche in Italia, nel nostro addestramento quotidiano, quindi non è nulla di inventato, è tutto reale. E quali sono le vostre aspettative, ma anche quelle dei ragazzi? Nel senso, si troveranno in difficoltà secondo voi oppure troveranno un ambiente confortevole anche per loro? Secondo me si divertiranno, perché la vita militare è molto bella dal punto di vista avventuristico, perché comunque simuleranno già una notte sotto le stelle, è già di per sé un'attività molto, molto bella, che stimola soprattutto i giovani che hanno voglia di fare e di divertirsi. E saranno 3 giorni impegnativi nei quali noi e loro impareranno tante cose, perché nell'esercito c'è sempre da imparare. Già in questo momento i ragazzi saranno, ognuno avrà la sua location, troverà il suo posto, proprio in questo momento li stanno portando, e quindi davvero interessante per loro provare questa esperienza. Insomma, poi sono anche grandicelli, sono alle medie, quindi voglio dire, sono anche pronti per un approccio di questo tipo. Assolutamente sì, sono ragazzi di terza media, quindi hanno già l'idea più o meno chiara. Insomma, noi cercheremo di fargli passare 3 giorni di divertimento e sicuramente di vita militare, per fargli capire quello che in realtà un militare fa nella vita quotidiana. Qui sì, simuleremo appunto di fare un campo militare, però insomma non è solo questo, è una piccola fetta di un'enorme torta che è quello dell'esercito italiano, che è fatto di tante attività, innumerevoli attività. Ritorniamo in diretta dal piazzale della caserma Lesa di Remanzacco con il tenente Matteo Maiorino del 3° Reggimento Eugenio Guastatori. Ci racconti intanto che cosa avete preparato per noi? Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi intanto abbiamo preparato con gli OD del Reggimento Eugenio Guastatori di Udine, il 3° Reggimento Guastatori della Brigata Pozzolo del Friuli, questa simulazione dell'intervento di un robot che si avvicina ad una macchina dove presumibilmente all'interno c'è un pacco con dell'esplosivo, un ordigno esplosivo. Questo robottino ora si occuperà da distanza sicura, perché l'operatore deve lavorare sempre in sicurezza, si occuperà di spostare il robot dalla macchina ad una posizione sicura dove poter intervenire direttamente sul pacco. Ora, le operazioni chiaramente sono da una distanza e da un monitor, da un mezzo in area sicura, e l'operatore deve lavorare in sicurezza e quindi con movimenti lenti per evitare che il pacco poi possa esplodere.
Le operazioni vengono fatte tutte quante dagli operatori EOD del reggimento, che sono dei tecnici che si occupano di intervenire su degli ordigni esplosivi. Gli interventi vengono fatti sia in ambito del teatro operativi che in Italia a favore della popolazione per ordigni risalenti alle guerre mondiali. Una squadra da quante persone è composta per un'esercitazione, una simulazione di questo tipo? In questo caso si parla di simulazione? Chiaramente sì, in questo caso parliamo di simulazione e di addestramento che sono fondamentali per fare queste operazioni. La squadra è composta tendenzialmente da due operatori che sono intercambiabili e in grado di operare in simultanea eventualmente sul mezzo. Come procede poi la simulazione? Ora, l'operatore sta occupando di prelevare il pacco con questo robot che ha la capacità di prelevare il pacco con una pinza, lo sposterà in un'area sicura. Ora, chiaramente lo spazio qui non ci permette di avere quelle che sono le distanze reali, che sono sicuramente molto maggiori. Viene spostato il pacco, viene posizionato in un'area sicura e poi ci sono varie tipologie di intervento. Con questo robot possiamo anche montare un cannone ad acqua che opera sull'ordigno. Oppure può intervenire direttamente l'operatore con altre tecniche, tra cui le tiranterie, queste corde che vedete a terra che noi abbiamo simulato l'apertura di questo mezzo, o con altri cannoni sempre ad acqua che permettono la disarticolazione appunto dell'ordigno sperando che non esploda. Ecco. Quindi adesso noi stiamo attendendo che venga recuperato il pacco? Stiamo attendendo che il pacco venga recuperato dal mezzo. Come ti dicevo prima, le operazioni sono operazioni che vengono fatte con tempi molto lenti perché i diversi tipi di ordigni potrebbero esplodere all'urto, esplodere con dei movimenti bruschi, quindi sono tutte quante operazioni molto delicate e molto lente. Solo che sai, noi abbiamo i tempi televisivi. Chiaramente sì. Per cui tra poco andiamo in pubblicità. Riusciamo, no, chiedo insomma, ad accelerare, non so, chiedo ai tuoi... Allora, adesso facciamo una simulazione in cui abbiamo, che potrebbe anche essere nella vita reale, il robot che per qualche motivo non funzioni, per qualche problematica non funzioni, e c'è un operatore che a questo punto è obbligato a intervenire manualmente sull'ordigno. Vedete che l'operatore adesso interviene sull'ordigno con una tuta che è apposta anti-esplosione, diciamo, che è una tuta che permette di proteggere anche nell'eventuale esplosione l'operatore che deve intervenire. Come vedi, in mano l'operatore ha il cannone d'acqua che ti dicevo prima, interviene sempre lentamente, posiziona il cannone e con l'esplosione del proiettile ad acqua sull'ordigno si spera che avvenga quella che solitamente avviene, cioè la disarticolazione dello stesso, cioè le parti che permettono il funzionamento dell'ordigno si staccano e così lo rendono inerte. Questa è l'operazione che viene fatta, è l'ultimo caso che noi speriamo di avere, perché cerchiamo sempre di minimizzare il rischio dell'operatore. Bene, io ti ringrazio Tenente Matteo Maiorino, davvero interessante anche da far vedere in televisione questo tipo di simulazione. Andiamo in pubblicità e poi ritorneremo in diretta con le diverse associazioni che intervengono in questa manifestazione, tra poco. Grazie. Ed eccoci di nuovo assieme in diretta dalla caserma Lesa di Remanzacco, dal piazzale. Ci ha raggiunto anche una famiglia di Remanzacco, Davide Iuri e la moglie Ingrid, giusto? Allora, tra l'altro, una bimba o un bimbo dei vostri ha partecipato al campo? Sì, la nostra figlia maggiore è la Serena. Com'è andata? Insomma, siete soddisfatti di questa bella iniziativa? È stata un'esperienza magnifica, parlavo proprio ieri con mia moglie Ingrid. Io ho 40 anni e abito a 50 metri da qui, ogni volta pensavo che questo posto fosse appunto invalicabile, non accessibile. Pensare che invece mia figlia ha avuto questa grande opportunità, io sono veramente anche per un senso nazionale contentissimo di questo. Sì. Quindi benvengano ulteriori edizioni. Certo, vero? Certo. Così anche altri bimbi. Come dico, questo è quello che può risvegliare il senso nazionale nelle nuove generazioni. Sì, bravo, sì. Bravo, questo è un bel messaggio che lanciamo in diretta. Mi avvicino, intanto ci sono tanti ragazzi che hanno partecipato, ma mi avvicino a Gabriella Abramo,
che diciamo è davvero molto brava. Noi ci siamo già viste in un'altra occasione, in un altro campanile della domenica, e dà una grande mano all'amministrazione comunale, in particolare in questo caso ha fatto da coordinamento, vero, per questa bella iniziativa? Sì, buongiorno. Coordinamento da parte sia dal comune con il comandante qui della caserma Severino Lesa, e grazie anche all'istituto comprensiva Tino Modotti che ci ha dato la possibilità di entrare nelle scuole e presentare questo progetto, no? Insolito progetto, si può dire, penso, e abbiamo avuto una risposta positiva sia dai ragazzi entusiasti che da parte di tutte le famiglie che hanno partecipato. Hanno partecipato le scuole medie, vero? Sì, il progetto era coordinato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha preso i primi accordi, insomma così, le prime proposte da un'idea immaginaria, no? Poi filosofata col comandante e questo genitore, e i ragazzini hanno preso i primi contatti qui in caserma, proprio sono venuti, hanno elaborato col maresciallo Quitto, che ringraziamo tantissimo, e loro praticamente poi hanno proposto ai loro compagni, si è pensato un target, seconda e terza, perché stavano lavorando, certo, sul periodo storico, no? Certo. Perciò le rievocazioni della Grande Guerra, del centenario della Grande Guerra, seconda e terza media, diciamo vecchie medie, le secondarie di adesso. E i ragazzini del Consiglio Comunale, in piccola parte, quelli più grandicelli, hanno partecipato anche loro. Ed è importante anche l'attività del centro di aggregazione? Sì, centro di aggregazione Imbroilo, Giovani Imbroilo, prende via questo mese, ha preso via, così un po' presentato il progetto alle famiglie, sul target di ragazzi dai 14 ai 17 anni. Ora al quarto incontro, insomma sono 15 giorni che è aperto, libero a tutti i ragazzi, possono passare, fare il passaggio, lì c'è un educatore, e hanno la possibilità di stare semplicemente liberi, oppure giocare, oppure confrontarsi, così in libertà, insomma senza nessun impegno di attività serie. Poi, per essere appunto così un po' leggeri, no? Che sono già zavorrati da tante cose questi ragazzi, così dopo l'educatrice prende le loro proposte, le loro necessità, le trasformerà poi in progetti, in attività o quant'altro. Bene, grazie. Complimenti anche a tutti i ragazzi che sono qui, che hanno partecipato a questa iniziativa. AFDS, Associazione Friulana Donatori Sangue, la presidente per Remanzacco, giusto? È la Lucia Cainero, che ci siamo già conosciute in un'altra occasione, in un'altra campagna della domenica, ma è importante, visto tutti questi giovani, coinvolgerli, no? E far capire quanto sia importante il dono del sangue. Esattamente, a proposito, visto che abbiamo qua dei bambini, ragazzini, perché volevo parlare di questa iniziativa che in particolare la sezione di Remanzacco sta portando avanti da più anni per quanto riguarda da incontri di educazione sanitaria sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado, ma questa iniziativa che quest'anno compie 10 anni. Ricordando un nostro presidente che è stato presidente per oltre quasi 30 anni nella nostra sezione, abbiamo creato questa borsa di studio, e grazie alla collaborazione comunque di tutti gli insegnanti, loro si dedicano a dei componimenti, vuoi che sia un dettato, vuoi che sia una poesia, e vengono premiati nelle classi terze tre ragazzi per questa iniziativa, e la sezione riconosce un contributo su quelle che sono le loro spese per a livello scolastico, quindi per l'acquisto dei libri, ed è una bellissima cosa, perché intanto ci gratifica il fatto di vedere comunque che coi ragazzini hai l'immediato riscontro di quello che è, perché noi presidenti, volevo dire che sono contornata, sì. Sono contornata, io rappresento praticamente tre sezioni sul territorio, sezione Remanzacco, sezione Orzano, quelle che sono le sezioni civili, nonché la sezione militare, perché esiste una sezione all'interno della caserma Lesa, l'ottava reggimento trasporti, e abbiamo avuto la possibilità in altre occasioni di ritrovarci e di fare sensibilizzazione sulla gente, sul territorio. Volevo solo
chiudere il mio intervento, a proposito sempre dei ragazzi, per questa poesia che è stata scritta da una ragazza, non togliendo nulla, cioè sono stati bravissimi tutti e tre ragazzi, volevo chiudere questo mio intervento con questo pezzettino di questa poesia di questa ragazzina. Donare è una cosa piccola ma speciale, donare ogni tanto non fa mai male, ricevere è bello, ma mai quanto dare, fare qualcosa per qualcun altro è come un fiore che sta per sbocciare. Bene, farei un applauso, se riusciamo a fare un applauso per questa brava ragazzina che davvero ha colto, come si dice. Andiamo invece a vedere un contributo filmato in questo momento relativo alla presentazione di un mezzo storico, vediamolo assieme. Siamo assieme a Paolo Dri dell'associazione Cingoli e Ruote per conoscere la storia, e qui conosciamo la storia attraverso questi mezzi. Uno in particolare è un carro armato? Sì, questo diciamo è un carro armato, è un obice semovente, in realtà è un obice semovente da 75-18 Fiat Ansaldo, quindi è un mezzo italiano che veniva usato durante la Seconda Guerra Mondiale. Nato praticamente come carro cannone d'assalto di supporto delle truppe appiedate, in realtà poi nella campagna d'Africa si è dimostrato un carro capace di tener testa ai carri inglesi e americani, forse l'unico carro italiano che riusciva a tener testa ai carri inglesi e americani. Costruito in Italia dalla Otto Melara, dalla Fiat Ansaldo Otto Melara, aveva un equipaggio di 3 uomini. Leggo che è stato restaurato in occasione del suo centenario. È stato restaurato in occasione del centenario della ditta Otto Melara, è stato restaurato, infatti la proprietà è del museo della Otto Melara, ce l'ha dato in concessione, in cambio facciamo la manutenzione, ma non è di nostra proprietà. Comunque di questi pezzi ce n'è penso pochissimi in Italia, forse 2 o 3. E sono, c'è la possibilità di venirli a vedere qui a Remanzacco, la Caserma Malese, in occasione appunto di questa celebrazione, ma questo è ancora funzionante? Questo è ancora funzionante, sì. Questo, diciamo che la nostra associazione ha come caratteristica di avere quasi tutti i mezzi funzionanti, cioè noi vogliamo far correre i mezzi e vogliamo in particolare far salire le persone e far correre le persone sopra questi mezzi, perché capiscano cosa facevano i nostri soldati, i soldati di tutte le nazioni durante la guerra, capiscano cosa hanno sofferto, proprio perché non si torni in guerra o altre cose del genere. Ecco, vorremmo che capissero bene cos'è la guerra, cos'è. Noi siamo appassionati di questi mezzi, dei mezzi militari d'epoca, però non siamo dei militaristi, non siamo dei guerrafondai. Quanti mezzi possono trovare qui a Remanzacco? Qui ne abbiamo una 30 tra moto, autoblindo, carri e camion militare, una 30 di mezzi, quasi tutti funzionanti. Eccoci di nuovo in onda in diretta.
diretta da Remanzacco, dal piazzale della Casermalesa, con Karin Blasi, consigliere comunale, ma anche fa parte anche dell'associazione genitori Remanzacco. Lei è presidente? No, io sono il tesoriere. Tesoriere. Allora, parliamo di due progetti in particolare che avete in programma. Allora, noi siamo specializzati nel doposcuola specialistico ed è un doposcuola rivolto ai ragazzini che hanno problemi di apprendimento, e siamo affiancate da due dottoresse psicologhe che seguono questi ragazzini con potenziamenti e altri esercizi per poter garantire l'istruzione a scuola. L'altro progetto, che sarà molto breve, è Musicando, e lo abbiamo fatto insieme alle quattro realtà musicali del comune: Arte Gioia, Musica Mia, la Nuova Banda di Orzano e la Banda Titolare di Orzano. Ed è un progetto che si è svolto nelle scuole ed era rivolto a tutti i bambini, dal più piccolino della prima classe dell'asilo fino alla quinta elementare, ed era un progetto in cui queste realtà musicali del territorio hanno messo a disposizione dei maestri, degli esperti, e c'è stato un evento finale il 12 di maggio nel parco del Broilo Perosa, in cui tutti i bambini hanno cantato, hanno suonato, perché c'è stato anche il progetto si divideva anche in strumentale pomeriggio, per chi voleva c'è la possibilità di imparare uno strumento. Il progetto è durato tutto l'anno scolastico e si è concluso in questi giorni praticamente. Complimenti per ciò che fate per i ragazzi del territorio, complimenti al gruppo ANA. Qui in particolare sono quattro gruppi presenti: Ziracco, Cerneglons, e poi tu sei il capogruppo Orzano e Remanzacco naturalmente. Andrea è il capogruppo per Ziracco. Ecco, esatto. Ecco, innanzitutto complimenti, perché qua fate anche da mangiare benissimo. Parlo a nome di tutti e quattro i gruppi, in pratica, e niente, praticamente noi sono già 2 anni che ci siamo impegnati in questa collaborazione, diciamo, con la caserma per questa iniziativa. Fa parte di un progetto più ampio, diciamo, integrato anche con dei ragazzi, no? Lo scopo praticamente era quello di promuovere anche la memoria storica, diciamo, di trasmettere anche quelli che sono i nostri valori alpini. Certo. Ecco, il progetto si chiama 100 anni da Caporetto, che cosa c'è rimasto? Questo, diciamo, è un'iniziativa, ma ce ne sono state anche tante altre. Il progetto si è concluso, diciamo, lo scorso 18 maggio, no? E ha coinvolto tutta una serie di iniziative, diciamo, quindi sia qui in collaborazione con la caserma, con gli ultimi eventi che sono successi in queste giornate, di cui appunto ringraziamo anche il comandante Tasso e anche Tomasetti della caserma, inoltre anche tutta una serie di sinergie, diciamo, per cui anche il comune che ha patrocinato questo progetto, anche l'istituto comprensivo di Premariaco, i professori della scuola di Remanzacco, anche la scuola di Remanzacco delle medie, no? E anche tante altre persone di cui adesso non faccio nome, se non ci dilungheremo tantissimo. Ha visto coinvolti i ragazzi praticamente in una serie di iniziative che sono andate, diciamo, sia dal punto di vista, diciamo, di studio, anche nello studiare cosa è successo praticamente in quegli anni, esatto, la storia, che però non li ha visti solo coinvolti nello studio sterile, diciamo, in dei libri, no? Li abbiamo coinvolti in tante attività. Sono state fatte anche tutta una serie di iniziative, tra cui anche è stato presente anche il dottor Albert Morinelli, che ha proiettato dei film. Ci sono stati degli interventi da parte della sezione anche del nostro storico Guido Aviani. Ci sono state anche 2 gite, una delle Cividale, del Museo Storico, e anche una recente su Monte Collovrat, praticamente nelle vecchie trincee, diciamo, della guerra del 15-18. Ecco, il tutto, diciamo, si è concluso in queste giornate, no? E niente, praticamente davvero ho visto coinvolti questi ragazzi. Io spero che si siano divertiti, speriamo di aver fornito un buon contributo, anche di aver lasciato qualcosa a questi ragazzi, no? Ma questo sicuramente, perché poi è bello portarli a vivere certe emozioni che poi ritroveranno magari nel libro di scuola, e quindi viverlo è sicuramente un altro effetto, rimane più impresso probabilmente. Ringrazio l'ANA, perché mi avvicino alla Proloco, al presidente del Proloco Iuri. Esatto. Buongiorno. Perché qui
voi siete al lavoro, siete attivissimi in occasione di questa iniziativa e non solo. Sì, allora il comandante Tassi ci ha coinvolto in questa iniziativa nata direi in sordina. Dovevamo fare qualche centinaio di paste, ma fino a ieri sera abbiamo chiuso a 1200 numeri, per cui direi che la manifestazione sta andando bene. Pro Loco che lavora sul territorio, noi non abbiamo grossi progetti, anche perché il prossimo che ci coinvolgerà dal 13 al 17 luglio, la Sagra dei Gamberi, sarà un bel lavoro, un bel da fare. Noi collaboriamo sul territorio con tutte le associazioni, dando collaborazione o materiale o quant'altro, insomma, senza problemi. Bene, complimenti per ciò che fate. Noi adesso andiamo a vedere un contributo filmato, l'ultimo per questa puntata, relativa all'attrezzatura da montagna che ci ha presentato il capo scelto Zenato. Siamo in compagnia del caporal maggiore capo scelto Zenato, che ci spiegherà nel dettaglio l'attrezzatura che ha proprio portato qui per l'occasione. Va bene, allora abbiamo la parte sci alpinismo, ci sono gli sci bastoncini, scarponi, dopodiché abbiamo le racchette da neve, il caschetto, sempre utile per la protezione, dopodiché questo fa parte di un kit che lo sci alpinista dovrebbe sempre avere a seguito. Sono gli Artva e la sonda, che servono in caso di valanga per la ricerca del personale travolto. Okay. Poi da questa parte invece ci spostiamo e abbiamo tutta l'attrezzatura che riguarda l'arrampicata, con corde, abbiamo i vari imbraghi, i rinvii, e qua abbiamo degli esempi di chiodi e di soste, dove ci si praticamente assicura quando ci si ferma tra in progressione tra un tratto e l'altro di salita. Qui al centro invece abbiamo dell'attrezzatura che noi usiamo per i rilevamenti Meteomont. Praticamente il Meteomont è un servizio che nasce nel 1972, siamo coetanei praticamente io e il Meteomont, e a favore delle truppe che si muovono in montagna. Serve per muoversi in sicurezza, ok? Praticamente funziona con delle stazioni di rilevamento sia mobili sia fisse. Le fisse sono sia manuali che automatiche. Praticamente cosa succede? I dati che arrivano da tutte queste stazioni di rilevamento, che sono sparse, per esempio da noi in Friuli abbiamo il settore 55, vanno da Sappada fino praticamente al Monte Canin e coprono tutto il settore. Tutti questi dati si riversano al centro settore, che è a Udine, al Comando Brigata Alpina Iulia, dove elaborano il famoso bollettino valanghe, dove noi descriviamo il pericolo che c'è su tutto il nostro settore alpino. Ora, la cosa importante è che questi dati non sono più a esclusivo uso dei militari, ma semplicemente su internet, su un motore di ricerca, uno scrive Meteomont e gli escono vari siti, insomma, dove può consultare il bollettino e può avvalersi, insomma, di questo pericolo valanghe che noi stimiamo, che noi diamo. Granzoni, i nostri ciclisti, siete arrivati dopo un lungo viaggio. Granzoni, buongiorno. Buongiorno, bellissima. Gli amici di Sarnano. Sì. Esatto. Ah,
a scuola, della scuola Sarnano, come vi chiamate? Sarnano in Bici. Sarnano in Bici, buongiorno, buongiorno a tutti, Sarnano in Bici siamo, sì. Come siamo... vi hanno accolto qui a Remanzacco? Eccezionali, veramente non so cosa dire, solo note positive. Allora, ricordiamo ciò che avete fatto per Sarnano. Beh, siamo andati, abbiamo fatto una raccolta firme, una raccolta di fondi per aiutare la scuola d'infanzia di Sarnano, che il 15 di settembre dell'anno scorso è stata inaugurata magnificamente dalla Protezione Civile di Palmanova. E quindi siamo andati giù in bici da Remanzacco, abbiamo fatto questa staffetta e lì abbiamo incontrato gli amici di Sarnano e da quel giorno è nata la nostra amicizia. E oggi che giro avete fatto? Oggi siamo andati, oggi è una giornata speciale perché oggi è la giornata mondiale della bicicletta. E quindi è la seconda prova del Criterium Friuli Venezia Giulia che continua la raccolta dei fondi. E siamo andati a Monte Aperta, una bellissima vallata. Sì, anche loro sono rimasti stupiti dai nostri posti. Bellissimo. Far conoscere il nostro territorio è stato molto molto piacevole. Sì. Quindi avete apprezzato il nostro territorio? Come no, bellissimo, bellissimo. Montagne stupende. Ieri siamo stati allo Zongolan, è stata un'occasione per suggellare insieme questo gemellaggio che adesso è un anno che va avanti, ma... va avanti proprio con vigore. Ma l'unione fa la forza, no? Adesso aspettiamo il sindaco che anche il comune dovrà fare. Noi abbiamo già fatto il nostro gemellaggio ciclistico. Sì. Con le due società ciclistiche, poi il nostro sindaco continuerà l'iter per Sarnano, fare un gemellaggio con il comune di Sarnano. Bene, adesso glielo... Complimenti per ciò che fate, vi lascio partire in bicicletta, cosa fate? Andate per di là, partite in diretta allora che io così grazie, raggiungo grazie, il sindaco grazie. E chiudiamo in bellezza, via! Viva! Cingri Granzone! Buona giornata! E io raggiungo il sindaco assieme ai ragazzi di Remanzacco, innanzitutto complimenti per l'eleganza, sindaco davvero oggi per l'occasione... perfetta, complimenti per questa bella giornata, questa bella iniziativa, tutti sono soddisfatti, soddisfatti. Bene, soddisfatti tutti, soddisfatta l'amministrazione, questo sindaco assieme a tutti i suoi collaboratori che sono presenti. Io so che i nostri ragazzi del Consiglio Comunale, i ragazzi del campo, no, volevano portare un saluto loro speciale a delle persone che li hanno seguiti in questa giornata e nottata, giusto? Giusto. Quindi salutiamo. Beh, vorremmo salutare e ringraziare tutti i nostri insegnanti nominandoli. Ok. Io ho partecipato nella squadra Falco e ringrazio il mio inquadratore Danilo. Io ringrazio il mio inquadratore Sara che è stato il mio inquadratore nella squadra Aquila. Io ho fatto parte della squadra Nibbio e ringrazio il nostro inquadratore Davide. Io voglio ringraziare il mio inquadratore Vito. Grazie a tutti. Volevo chiudere con un pensiero per te. Abbiamo 20 anni di consiglio comunale dei ragazzi, abbiamo fatto la maglietta celebrativa e adesso la Serena te la porta. Prego, allora io Serena do un bacino. Ecco. Grazie. Fai vedere la maglietta, la t-shirt. Questa l'avete realizzata quest'anno? Sì, l'abbiamo realizzata quest'anno grazie al contributo dell'Associazione Genitori per le nostre attività che facciamo con loro e così abbiamo pensato di celebrare mantenendo il logo, poi fra l'altro una storia dietro questo logo che è stato realizzato 20 anni fa dai precedenti consiglieri. Bene, vado dal sindaco. Allora, io direi di chiamare anche i nostri due comandanti assieme a noi. Sì, salutiamo i comandanti, venite che siamo in chiusura. Ecco, siamo in chiusura, naturalmente. Abbiamo sentito gli amici di Sarnano, un bel gemellaggio che sigleremo con la città di Sarnano più avanti e faremo un altro gemellaggio con la città di Budrio, perché a Remanzacco non ci facciamo mancare nulla. Budrio perché? Perché nel 1938 c'è stato un gravissimo incidente ferroviario sul ponte del Torre, il
generale e il caporale Cocchi ha salvato tantissime vite umane e lui purtroppo ha sacrificato la sua vita per gli altri. Ecco, per cui stanno curando Budri una pubblicazione sulla figura del caporale Cocchi e ci sarà questo gemellaggio fra Remanzacco e la città di Budri, per cui a luglio avremo qua una delegazione. Bene. E quindi ancora un altro elemento che arricchirà la comunità e farà crescere le relazioni che sono importantissime. Bene, io vi ringrazio, ricordo che la caserma è aperta anche nel pomeriggio fino a sera, per chi volesse insomma visitarla è aperta al pubblico. Ecco, naturalmente l'amministrazione comunale ringrazia ancora i nostri due comandanti e la caserma Severino Lese. Grazie di tutto. Grazie davvero a tutti, io ringrazio Fabio Di Bernardo qui con me, la regia di Gian Domenico Ricci, ci vediamo questa sera al telegiornale in diretta alle 19 e vi auguro una buona giornata, venite qui alla caserma Lesa di Remanzacco per scoprire la storia e quindi anche emozionarvi qui grazie al contributo dell'amministrazione comunale e dei due comandanti, di tutta la squadra insieme che davvero ha fatto l'unione davvero fa la forza. Grazie a tutti, buona giornata. Troppo caldo. Questo programma vi è stato offerto da Ermacora, Friuli, Colli Orientali.